Allora, ciao a tutti. Questa è la terza parte di Pokémon Heart Gold. Vabbè, anche Soul Silver si può considerare, anche se questa versione Heart Gold. E insomma, remake di Pokémon Oro Argento. Nell'ultima parte ho fatto, non proprio di mia volontà, la Torre Sprout, perché se no non ti potevi affrontare il capo palestra. La squadra è temporaneamente composta da Totodile, Roccio, cioè Onix, e Ghastly. Ora dovrei avere abbastanza forza da affrontare il capo palestra, anche se sono andato a comprare un po' di pozioni e ovviamente ho cura di Pokémon. Allora, vediamo cosa ci dice questo panzone che prima non ci faceva andare. Cioè, nel futuro, io non posso. Non sono un allenatore, ma non. Allora, che cazzo ci stai a fare? Fammi capire, non sei un allenatore, stai a dei consigli, vabbè. Bisogna avere fiducia. Allora, il tipo erba è contro con quello. È debole col volante. Beh, un'altra tesi che ci corrita è scarso. Qui. È come l'originale. Ma devo passare qua? Sì. Ah, vabbè, erano di bei passo questi. È come la palestra originale se ci hanno messo sto coso con questo effetto 3D che sta in alto, vabbè. Allora, ma mi sembra che, aspetta un po', il tipo di, metto Onix in primo posto, perché il tipo volante dovrebbe essere scarso col tipo roccia, anche perché Onix ha, mi sembra, spacca roccia che riduce la, qualcosa riduce, mi sembra la velocità, e stridio che riduce, allora, Paccaroggio è al 50% di diminuire la difesa nel. Durante la lotta. Spaccaroccio infligge danno. Al 50% di diminuire la difesa. Ah, vabbè. La difesa non me ne faccio nulla, c'ho stridio. Vabbè, allora gli posso andare a fare due stridi e via. Allora, affrontiamo Valerio. Sono capo palestra, andiamo a Valerio. Con colpa prepotente non c'è una sensibile scossa elettrica. Ma i Pokémon elettrici non li posso prendere. Ci sarebbe Merep da qualche parte, ma mi sa che livello. Ma non credo nemmeno ti capita subito. Mi ricordo una battaglia nell'anime tra lui e Ash, cioè Charizard contro Pidgeot. Uno dei rari casi in cui l'anime era bello. Allora lui ci manda un Pidgeot. Ma mi ricordo Mindset per mandare in onda la serie di Yoto, la mandò dal 2001 al 2004 addirittura. Cioè, tipo, ormai stava uscita Manda e Perla, Mindset ancora mandava la serie di Yoto. Perché questa è del 2000, la rubinetto a filo sono 2002, mi sembra siano 2005 i Pokémon Diamante e Perla, ma è chiaramente uscita giapponese, dopo in Italia, no, i giochi Game Boy uscivano quasi in contemporanea, magari un po' prima in Giappone, ma l'anime proprio, meglio se ci metteva una vita. Allora, forse è una stupidaggine Meteonix, però facciamogli uno stridio che gli riduce i due livelli la difesa. Ah, mi devo fare vedere i livelli, che è il caso di. Allora, un momento, intanto mi fa Turbo Sabbia. Devo farvi vedere i livelli sulla Central Wiki. Allora, i livelli non sono i livelli dei Pokémon del livello 10, 20, 30, ma sono le variazioni delle statistiche d'attacco e difesa o di elusione e precisione. Per esempio, quando ti dice attacco sale, vuol dire che aumenta di uno, di un livello, si chiama livello. Mentre dice sale di molto, è più 2. Quando dice cala, scende di 1, scende di molto, in questo caso meno 2. Quindi se lui aveva una difesa di 100, gli è scesa a 50. Quindi, ecco, se avesse avuto 100, mo non avrà 100, avrà, che ne so, di difesa avrà 18, però mo gli è diventata 9, per esempio. Quindi mo subisce il doppio degli attacchi fisici. Ecco, queste sono tutte le variazioni, possono scendere massimo di 6 livelli e incrementarsi di 6 livelli. Quindi le mosse così servono. Certo, fulmine sguardo nessuno te lo impara. Chiaramente fin quando il Pokémon resta sul terreno, una lotta in Link non avrebbe molto senso, però è utile. Allora, proviamo a fargli spaccaroccia che c'è anche un 50% di possibilità. Tipo lui due turbo sabbia, adesso la precisione è calata dei due livelli. Infatti fallisce. Guarda, però sostituendolo se sta cosa si azzera. Io purtroppo il Ghastly non ha maledizione. Devo usare subito Totodile. Gli vado a fare un graffio, dato che ha la difesa abbassata, dovrei togliergli molto, non basta. Turbo sabbia, quindi già ha perso un bel po'. Ora io però lo sostituisco, vediamo un po' chi è il suo. Non credo sia Pidgeot, mi sembra che sarà. Oddio, chi cavolo era il secondo Pokémon? Sarà PG8. Vuoi cambiare Pokémon? Sì, perché comunque gli ho abbassato un po' il coso. Rimandiamo Roccio,
perché così gli abbassa la difesa. Bello stridio. Comunque le mosse di Volanti sono poco efficaci con la roccia, anche la distanza tra livelli non fa molta differenza. Però lui sicuramente, ecco, stavo a dire, è più veloce, quindi attacca prima. Quanto infligge? Nemmeno molto, non è efficace. Usa stridio e ora ha perso due livelli di difesa. Però fa un po' vedere quanto. Con un meno 4 va al 33%, quindi non sarebbe male. Ma io glielo vorrei fare quasi tutto, gli vorrei togliere quasi tutta la difesa di 6 livelli. Gli voglio togliere direttamente. Se resiste questo, eh. E dai! Ma come fa a fallire? Va un po' fanculo! Coglione! E non morì, eh! Ah. Difesa di PG8 che la picco, lo faccio un'altra volta, ci provo, ma me l'ammazza, vabbè, me l'ammazza. Allora, ci avrei Gastly e ci avrei Totodile, mandiamo Totodile, magari Gastly lo mandiamo così come. Gastly a livello 8 non mi può fare un bel niente. Non ha nemmeno mosse buone, avrebbe ipnosi però. Sì, ma secondo me lo ammazza subito. Dai, facciamogli sto graffio. Ma mo stavolta infligge di più. Gli ha levato un bel po', vedete, gli ho tolto ben 4 livelli. Ecco, già mi comincio a preoccupare che ora se mi fa una raffica e un brutto colpo vince lui. Quindi diamogli una pozione a Totodile. Purtroppo non ho pozione. Purtroppo non ci sono altri Pokémon in giro che io possa prendere. Ci sarebbe bella Sprottmask, sì. Cos'è Trespolo? Non mi piace come mossa. Oddio, che fa? Oh no! Stavo giusto un momento pensando che gli dava le pozioni. Ma che cazzo è sto Trespolo? Questo non ce l'aveva in seconda generazione. Questa deve essere una di quelle mosse introdotte dopo. A sto punto se la va per le lunghe proviamogli un po' a faira. Vabbè, lui gli farà Trespolo, le farò pozione. Prima o poi qualche brutto colpo gli riuscirò a fare. Sguardo ridurrebbe la difesa di un altro livello, ma posso perdere tempo a fargli il primo sguardo? Se lui da Trespolo si potrebbe anche fare, ma che palla! Ma sapete che quanti pp c'ha Trespolo? Questo te lo fa alla fine, fino alla fine, perché dato da coso Gastly avrebbe dispetto una mossa che riduce i pp, ma la vedo di difficile applicazione. Se riuscisse a fare un bel brutto colpo, spero, un'idea. Lo fa pistolacqua, sperando che lo fa suonare. Oh, resisti, eh. Ah, ok, ho vinto, dai. Mo sta anche suonando. Dovrebbe. Ok, no, non suona. E abbiamo vinto. A livello 13 ormai, al 16 diventa Croconaw questo. Ah, morso! Altro morso, voglio che ne diventi una, sì. Dimentica Fulmi Sguardo, tanto abbiamo stridio di roccio. Uff, Totodile viene al suo posto, Totodile impara morso, ok. Ha avuto la meglio su Valerio, ok, non mi resta che... ok. Pokémon, va bene, bisogna accettare la sconfitta, darti qualcosa, medaglia della Lega Pokémon che hai vinto, medaglia Zefiro. Ok, ho vinto. Bisogna andare a vedere una cosa, a proposito, qua spaccaroccia. Trespolo. A chi la imparo? Scusa, oh, ma ce l'ha già ripresa, dovrebbe avere. Va bene, ok, mo posso andare un momento alle rovine d'Alfa. Mo in questa parte metto, come avevo detto. Chi è? Mi chiama il professor Elma, che vuole? Ma vorrei che lo tenessi con te, poi con Marsi violato per prenderlo con lì. Mi sa che lo devo prendere per forza sto cazzo di uovo. Pigliamolo, perché se non lo prendi mi sembra proprio che ti blocca quel coglione che non ti fa passare. Per forza, devo allevare per forza. L'uovo di Togepi, ma tanto mo lo deposito nel box. Sì, ma non me ne frega niente, dai, levati. Ok, bravo. L'hai letteralmente fatto, bravissimo. Ancora a rompere coglioni, non si può andare avanti. Ma che cavolo, mica c'è tutta sta roba su Game Boy, che Cristo.
palle. Allora. Allora, faccio una bella cosa. Almeno qua ti corre negli edifici. Invece su, mi ricordo, Rubino e Zaffiro non ti correva manco negli edifici. Allora, aspetta un po', fammi depositare quel cavolo di uovo. Ma mettilo in un box qualunque, via. Nessuno. Cura i Pokémon. Ok, Rochester è ristabilito, arrivederci. Allora, a proposito, mo vorrei un secondo andare alle rovine d'Alfa, visto che c'è da rompere la roccia. Qui ci sta una gliocca, ma non me ne frega. Questo mo ci dovrebbe far passare, però mi sembra che proprio che ti dà qualcosa qui. Però se non pigli... Ecco, ah, Miracle Seme, vabbè. Non mi è molto utile. Cioè, sarebbe utile se uno avesse Cicorita, ma non... Potenza le mosse d'erba del 20%. Ci vorrebbe Acqua Magica, Pettato Dile, ma mo... Qui ci sono... Nelle pietre frantumare dentro c'è qualche oggetto. Vediamo un po', eh. O Pokémon, forse. Forse pure. Ma chi cazzo ci verrà? Geod. No, aspetta, no. Non puoi stare in prima posizione. Ah, ho trovato qualcosa. Coccio verde. E che me ne faccio il coccio verde? Pokémon Rubino e Zaffiro sapeva a che servivano. Metto Totodile in prima posizione. Mi sembra pietra idrica, qualcosa di... Metto Totodile perché sennò ti fa l'animazione. Questo qua potrei fare l'enigma del Kabuto, potrei prendere un Unknown, ma non me ne frega un cavolo degli Unknown. Vabbè, basta, dai, abbiamo fatto. Non credo doverci perdere altro tempo. Andiamo, facciamo la grotta di mezzo. Poi, appena esco dalla grotta, stacco. Ora si dovrebbe evolvere Totodile. Allora, vediamo chi comincia a venire. Stazione mi ricordo se era V per sicuro. Però, ovviamente, è qui Rattata, ti trovi. È giusto. Ma giusto, ci mancherebbe. Vorrei che Gastly imparasse maledizione, ma... Come lo alleno io uno del genere? Ah, senza sospettisce, mannaggia. Sei abbastanza forte. Vabbè, vediamo, dai, che dici tu? Vinicio, vabbè, bel nome. Non mi ricordo, Renzo Bullo. È un po' una morsa. Mossa morso. Poi un colpo. È vero che dovrei allenare Gastly, ma... No, non cambia. Come li alleno gli altri? Ci hanno mosse del cavolo, lentissime. E li porti alla pensione e via quelli. Che cazzo gli fai? Dai, forse mo questo... Aspetta un po' però. Velocizzo, dai. Tolgo il frame... Ho tolto il limite di fotogrammi, quindi... però se fa sanguisuga è un po' difficile qua. Vado dai, qua nella roccia 67. Ok, sarà a livello 7. Allora, lo lasciamo il limitatore... Ma sì, ma mettiamo... Lasciamolo perché... Ah, repellente, molto utile, cazzo. Vediamo un po' se c'è qualche Pokémon da catturare qui, un Rattata, come al solito. Se il nostro gioco è lentissimo. Ma è proprio di suo, non è l'emulatore. Quello lì secondo me ti vuole solo sfidare. No, mi sembra, o ti dà botti in testa. No, ti vuole sfidare quello. È una trappola, mi ricordo. Qui ci sono dei pescatori che... No, non incrocia! Uffa. C'era anche un centro Pokémon. Golgin. Non rompere questi due persone. Cioè, andiamo gli Gastly, vediamo un po' se riesce a fare qualcosa. C'è scudo che fa. Penso il fuoco è indebolito, ma che se ne frega. Ah, paralizzato. Ok. E anche Gastly sale di un livello, ma cosa farà? No, non lo voglio il numero di telefono, tu, grazie. Ah, guarda un po' a rompere i coglioni, ma... Questo è un altro che ci vuole... Ah, lì c'è uno strumento.
Un po'. Pare qualcuno. Un altro ratto. Tutti ratta da sta zona? Che Cristo è? Metti 9 se mitraglia, non ci faccio nulla. Ci vorrebbe un Pokémon Dev per usarla. Ancora un Rattata, vabbè dai, so, classico. Evitato questo. Questo qui ti vuole vendere coda Slowpoke, vedete? Questo solo per te costa 1000, la vuoi? Sì. Ti bastano i soldi. Ma che cavolo fa sta coda Slowpoke? Non ho capito mai, rimettiamo un po' i frame giusti. Qui si trova qualcosa, mi sembra. O ci vuole il detector, poi. Allora, questo chi è, un allenatore? Lasciamo perdere. Sì, vediamo un po' cos'è quella. Strumento lì non sarà niente di che, secondo me. Ah, invece no, con Chinella, questo è utile. Restituisce un po' di... Diamola subito a Totodile, va. Con Chinella fa recuperare un po' di PS, ma... Dai, diamola a Totodile. Un po' quant'è, non gliene ridà, non è come Avanzi. Avanzi è meglio. Un po' di PS, cioè quanti so. Qua cominciano Pokémon a palla, va a vedere, beh. Tura di scatole. Sarà un Geodude. Ah, un Onix. Vabbè. Sarebbe da prendere questo solo per averlo chiamato Onix, però non me ne frega. Vabbè, quell'altro è stato utile nella palestra. L'unico modo per ottenerlo prima. Prima di venire qua. Ah, ecco, gli ridà qualcosina, ma... Ma quanto gli ridà, scusa? Dove sta Conchinella? Sì, mo la trovi. Ah, eccola. Ripristina picchia con DPS e poi lo tiene infligge. Un ottavo del danno inflitto, vabbè, buonanotte. E ho un repellente, mi sembravo trovato, eh. Usiamolo un po'. Allora, no, non andare a perdere tempo lì. Lì c'è uno strumento, vediamo un po' cos'è. Ah, attacco X, buono. Molto buono attacco X, devo dire. Questo dovrebbe essere un mangiafuoco. Qua cosa c'è? Ma non si andava qua, qua però c'è qualcosa, secondo me. Ma mi sa che dove si va a prendere l'Apras. Mi sa che sto solo a sprecare passi preziosi del repellente. Solo 100 passi. Manda un Vulpix, molto facile da abbattere con una bella pistoletta d'acqua. Anche un PS gli rimane. Allora ti mandiamo Roccio e Ghastly soprattutto. Così prendono anche loro i punti di esperienza. Ma io allenerei quasi Ghastly, perché Onix non è che mi serva molto a me, a dire la verità. Sarei più Ghastly che impari maledizione. Piacere, non mi piace questo, eh. Leccalo su. Ok. Maledizione è molto utile contro Chiara. E abbiamo al 10. Non so che livello diventi Haunter, ma Gengar non ce lo posso manco far diventare, perché... purtroppo bisognerebbe scambiarlo, ma chi cazzo lo scambio con l'emulatore? Mi sembra c'era un programma per... altro strumento? Ah, a parte lo dovevo usare, ci stava, ma lo devo ritrovare. Un programma per crearti i Pokémon tuoi, quindi mi creo Gengar e via. Finito l'effetto, già finito l'effetto repellente. Ci vorrebbe una fune di fuga, ma mi sa tanto che già l'ho usata. Cioè, alla fine il repellente ne è servito un cavolo. Altro strumento. E basta! Vabbè. Aspetta un attimo. Leviamo i cosi, frame rate. No. Velocizziamo, insomma. Anche perché questo ormai è ora che diventi Croconaw, eh. Idesa X è anche molto utile. Mamma mia, che grafica di merda sto gioco. E pensare che era stato rifatto perché il precedente aveva una grafica di merda. Brutta proprio la grafica del DS, mamma mia. No, non tanto questa qui 2D, ma quella 3D proprio. Cioè, non tanto quella della lotta, scusa, ma è tutto 2D. C'è un effetto che sembra 3D, ma non lo è. Un Onix all'11, niente male. Ah, stridio. Come cazzo fai a essere più veloce del mio, scusa? C'ha rapid artigli.
Ok, dai, sì. No, viso truce non lo impari. Sì. Al 16 dovrebbe diventare... cosa poi al 32 mi sembra fra alligator. Evitiamolo. Un altro Pokémon da scocciare. Fuga, grazie. Dai, andiamoci via. Che palle. Il fatto è che ammazzarli non serve a niente. Questi ti possono ricomparire all'infinito. Evitiamo anche quello. Qui ce n'è un altro. Insomma, c'è... Ah, no, no, però questo lo puoi evitare. Questo si muove. Ciao. Fanculo abbiamo fatto. Sveglia. Che me ne faccio questa sveglia? Vabbè, contro Raffaello magari ti fa sonnifero. Qui piove. Strano. Come mai? Questo non mi sembra un allenatore. Vediamo un po'. Qui chi ti viene? Ah, quando piove, mo in questo caso è una cosa naturale. Gli effetti della pioggia sono questi. Le mosse d'acqua sono aumentate del 50%, mentre le mosse fuoco sono diminuite del 50%. Tuono acquisisce una precisione del 100% sotto la pioggia, perché tuono è una mossa molto poco... Mi sembra c'è 50 di precisione, insomma, poca. Mentre effetti del giorno di sole sono che... praticamente, il giorno di sole, quando c'è la pioggia del sole alto, che l'inverso, il fuoco viene aumentato al 50%, l'acqua diminuita al 50%, consente l'esecuzione immediata di sole a raggio e tuono fallisce sempre. Questo lo affrontiamo? Questo sì, dai. Perché voglio... Mo' che c'è la pioggia naturale, sull'originale questa cosa non c'era, la pioggia naturale qui. La pioggia naturale è più unica che rara. Cioè che si viene da sola senza che lo mette qualcuno. Vabbè, mo, quindi pistolacqua c'ha il 50% di potenza in più. Oltre lo stab che vi avevo spiegato, che già è un 50% in più, quindi infligge il doppio. Super efficace, tanti bei saluti. Vorrei farlo diventare Crocuno prima di fine di sta parte, dai. Salmi al livello 16. Ma c'ho un po', vuoi cambiare? Vabbè, anche qui una bella pistolettata d'acqua lo fa secchino un colpo, immagino. Sarebbe comodo un Machop per andare contro Chiara, ma è difficile trovarlo. Poi da zona. Ah, come no? Vabbè, allora facciamoci pensare a Onix, dai. Si sale anche lui di livello. Ma che cavolo di strumento c'ha Onix? Scusa, c'ha uno strumento. Focal Energia, che si chiamava Energy Conk nei giochi di prima e seconda generazione. Poi c'era tipo Libra che diventava Botta perché era tradotto male. Che Botta si traduce anche Pound, che Pound che dovrebbe significare anche bilancia, una cosa, allora la chiamavo Libra. Libra è segno zodiacale, vabbè. Stava finito chi faceva le traduzioni. E quella che mi è dispiaciuta di più, Body Slam, che è diventata Corpo Scontro. Body Slam era troppo più bello a sentirsi. Dai, su. Forse ce la fai, eh. Oh, bravo. Almeno mi sale all'8. Dovrebbe essere veloce a sali Onix, eh. Dovrebbe farcela, no? Vabbè, dai, io direi che ho finito. Vabbè, dai, basta. Ma sì, a te te lo do, mi stai simpatico. Oh, sei bloccato? Vabbè, poi lo manderò a fanculo quando mi chiama. Dai, la parte finisce qui. E ci vediamo alla prossima, dove farò il Team Rocket.